Dunque, sono le 19:46, siamo in diretta qui a Radio Science TV, in studio a Venezia, presso la testata Pianeta Oggi TV, Massimo Bonella, in conduzione al notiziario Istria Oggi, in collaborazione con Unione Italiana di Fiume. L'Unione Italiana, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Vita dell'Università di Trieste e con l'Immaginario Scientifico, propone il progetto I-SMS, Italian Science Moving in School. Si tratta di un insieme di attività seminariali e di laboratorio che saranno svolte presso le scuole elementari e medie superiori italiane di Croazia e Slovenia da personale qualificato. Mercoledì 17 gennaio alle ore 13 avrà luogo la presentazione del progetto presso il ginnasio Gian Rinaldo Carli di Capodistria. Tutte le informazioni sul progetto e il calendario sono di tutti gli eventi sono consultabili sul sito dell'Unione Italiana. Dimmela cantando, o meglio, dimmela cantando. L'Unione Italiana, in collaborazione con l'Università Popolare di Trieste e col patrocinio del comune di Muggia, della città di Buie e della regione istriana, organizza la sesta edizione del concorso Dimmela Cantando. Per partecipare al concorso occorre inviare entro mercoledì 28 febbraio la propria canzone inedita, scritta in dialetto istroveneto. Una commissione determinerà quali canzoni potranno essere suonate, cantate e valutate all'interno della settima edizione del Festival dell'Istroveneto, nel corso del quale una giuria e il pubblico saranno chiamati a valutare le migliori canzoni. L'iniziativa si avvale di un contributo finanziario della regione istriana, della città di Buie, della regione del Veneto, della regione autonoma del Friuli Venezia Giulia, del Consiglio per le minoranze della Repubblica di Croazia, dell'Ufficio per le nazionalità del Governo della Repubblica di Slovenia, nonché del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana. Sono in corso le notifiche per la seconda edizione del concorso nazionale 1 Nessuno 100.000. Partecipazione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e della Fondazione Luigi Pirandello. Il concorso è rivolto, oltre agli studenti delle scuole pubbliche in Italia, agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado italiane situate fuori dai confini dell'Italia e delle scuole paritarie e straniere. Il concorso si inserisce nel programma culturale ricco di iniziative e progetti linguistico-culturali e scientifici che la Farnesina realizzerà nel corso del 2018 per l'anno dedicato a Italia, Culture, Mediterraneo. Sono aperte le iscrizioni all'ottava edizione delle Olimpiadi Italiano, organizzate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università della Ricerca, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Le Olimpiadi sono gare individuali di lingua italiana rivolte agli alunni delle scuole secondarie di secondo grado italiane e fuori dai confini dell'Italia. Sono suddivise in quattro categorie. Naturalmente le iscrizioni da parte delle scuole dovranno essere effettuate entro martedì 23 gennaio. Tutte le informazioni e i materiali utili per la preparazione alle prove sono reperibili sul link che potete vedere poi all'interno del sito dell'Unione Italiana. Abbiamo ancora una notizia, Trieste, 25ª edizione del Festival Internazionale Aveninchi. Si è concluso il 23 dicembre la 25ª edizione del Festival Internazionale Aveninchi, teatro nei dialetti del Triveneto e dell'Istria, tradizionale appuntamento teatrale di dicembre organizzato dalla
l'armonia, associazione tra le compagnie teatrali triestine. L'idea del festival nasce dal desiderio dell'armonia, di incontrare più da vicino il teatro che si esprime nella parlata veneta, il gruppo linguistico più consistente in Italia, di cui il dialetto triestino e i dialetti istriani fanno parte. L'intento è quello di dare vita ad un festival variegato che rappresenti di anno in anno il meglio del panorama teatrale amatoriale, dialettale del Triveneto e dell'Istria attraverso la riscoperta delle tradizioni popolari, salvaguardia degli idiomi locali e lo spessore culturale ed artistico dei gruppi teatrali e delle opere presentate. Tra le varie compagnie che si sono esibite, riportiamo il gruppo filodrammatico della Comunità degli Italiani di Buie, diretto da Rosanna Bubola, e il gruppo filodrammatico e vocale della Comunità degli Italiani di Villanova del Quieto, diretto da Lorena Lubiana Belle. Abbiamo ancora un'altra notizia, Istria e Quarnero, ricco il programma di eventi natalizi, il periodo natalizio è trascorso in Istria e nel Quarnero in un clima festoso e ricco di eventi, numerosissimi e di successo i concerti e gli spettacoli organizzati dalle istituzioni scolastiche italiane, dalle comunità degli italiani e dai loro attivisti. Cori, strumentisti, complessi bandistici, cantanti, solisti e mini cantanti, gruppi ritmici e di ballo, filodrammatiche, tutti sono scesi in campo per concludere in allegria il 2017 e augurare ai presenti un sereno Natale e un felice anno nuovo. Alle 19:53 termina qui il notiziario Istria Oggi, però prima di dare la linea alla regia centrale di Treviso, vorrei darvi conto di una notizia che fa pensare, perché da parecchie settimane oramai è ferma l'emittente locale denominata Telemare Gorizia TV, dedicata anche al servizio per le minoranze. Praticamente sta vivendo questa emittente un momento di oscuramento, sta andando troppo per le lunghe. L'unico modo per poter ricevere alcuni programmi informativi, in modo particolare informativi e che anche spiegano i motivi di questo oscuramento, bisogna andare nella pagina Facebook di Telemare. Noi possiamo solo che porre a questa emittente, al personale, all'editrice, la signora Maria Ferlet, tutta la nostra massima solidarietà. Oggi a Gorizia e provincia viene sottratta un'informazione libera e indipendente. È tutto per questo dunque notiziario. I programmi proseguono in progressivo e vi ricordo quindi domani anzi, scusate, l'appuntamento questa sera per le 22:50 circa sull'emittente terrestre regionale Video Telecarnia, il nostro settimanale Pineta Oggi Reporter. Linea dunque a Treviso da Massimo Boneda. Una buona sera.